Potenza è un comune italiano di 66.134 abitanti, capoluogo della Basilicata e della provincia omonima. È nota come città verticale per la sua struttura urbanistica, che presenta il centro storico posto sull'altura più elevata. Potenza è il capoluogo di regione situato alla quota più alta in Italia. È nota anche come città delle 100 scale per via del suo sistema di scale, che collega le varie parti del centro urbano. La città possiede infatti il sistema di scale mobili per il trasporto pubblico di maggiore estensione in Europa ed il secondo al mondo, dopo quelle di Tokyo. La cattedrale di San Gerardo è la principale chiesa del centro storico, situata in Largo Duomo e databile al XIII secolo, e venne dedicata alla Vergine Assunta e poi a Gerardo della Porta, che divenne patrono della città. La chiesa conserva le spoglie del santo patrono e una statua del santo in legno del XV secolo. Gli elementi di rilievo sono la facciata in pietra del 200, fatta riedificare tra il 1197 e il 1120 dal vescovo Bartolomeo, e un crocifisso in legno quattrocentesco, oltre ad una cappella in marmo dedicata al Santo Padre, edificata nel XVII secolo. Situato nella piazza principale, ovvero piazza Mario Pagano, è l'unico esempio di teatro lirico presente in Basilicata. La sua costruzione iniziò nel 1856. La sua localizzazione, in pieno centro e prossimità delle abitazioni dei ceti dominanti all'epoca dell'edificazione e dei palazzi del potere, contribuisce a sottolineare la funzione sociale. Particolare il dipinto del plafond ad opera di Luigi De Luis, che raffigura l'apoteosi di Pitagora. La chiesa di Santa Maria è ubicata nel rione Santa Maria, subito a valle del centro storico, che fu costruita tra XIII e XVII secolo. Il casale del Santo Sepolcro venne costruito in questa posizione a nord della città, proprio all'incrocio delle vie Erculea e Appia, che erano percorse dai pellegrini diretti in Terra Santa. La chiesa custodisce pregevoli tele e sulla parete destra è presente il monumentale altare barocco della reliquia del Preziosissimo Sangue di Cristo, nonché la riproduzione del Cristo velato. Monumento commemorativo dedicato ai caduti potentini durante la Prima Guerra Mondiale, realizzato nel 1925. Dalla storia all'arte. Potenza delle meraviglie è anche la cultura e la tradizione culinaria. Piatti tipici che ricordano antichi sapori e colori. Suscitano ricordi ed emozioni anche per le nuove generazioni. Grazie.